Good morning, everybody. Good morning. And welcome to you. Thank you. My name is Father Ermelindo. Padre Ermelindo di Capua, Fra Ermelindo, Father Ermelindo, così come in tanti, in diverse parti del mondo lo hanno conosciuto, perché Padre Ermelindo ha portato la testimonianza e il messaggio di Padre Pio, ma allo stesso tempo tanti pellegrini inglesi che venivano qui a San Giovanni Rotondo avevano modo di parlare proprio con lui, perché lui era il responsabile dell'ufficio inglese della rivista e anche collaboratore della rivista Voce di Padre Pio, quindi ufficio inglese del santuario di Padre Pio da Pietrelcina qui a San Giovanni Rotondo. Padre Ermelindo di Capua sarà il frate di cui approfondiremo la storia, la vita, anche attraverso una serie di testimonianze. Proprio qui in studio, come sempre, il nostro padre Giancarlo Giannasso, che ci accompagna ogni settimana nel racconto dei suoi confratelli cappuccini, e poi oggi abbiamo anche Filippo di Capua, nipote di padre Ermelindo. Buongiorno. Che anche lui quest'oggi ci racconterà un po' della vita anche in famiglia di Fra Ermelindo di Capua. Ma prima ascoltiamo questa scheda biografica che ci racconta chi era padre Ermelindo. Padre Ermelindo di Capua, al secolo Aniello, nasce a Bagnoli Irpino, in provincia di Avellino, il 10 gennaio 1934, da Salvatore e Maria Nicolina Capozzi. Sente parlare di Padre Pio sin da piccolo, da papà Salvatore, che negli anni 20 visse per qualche anno a San Giovanni Rotondo, presso la famiglia Bonapane, come aiutante nel negozio di stoffe dello zio Michele, che aveva sposato Angela, una sorella di Rachelina Russo, una delle prime figlie spirituali di Padre Pio. Ed è proprio zio Michele che nel corso degli anni, ogni volta che torna a Bagnoli, porta notizie sempre nuove e strabilianti su Padre Pio, considerato ormai un santo vivente. Aniello, giunto così all'età adolescenziale, vuole diventare frate cappuccino come Padre Pio. All'età di 17 anni entra nel noviziato a Morcone e veste l'abito religioso il 30 luglio 1951. Professa i voti temporanei il 21 agosto 1952 e i voti perpetui il 9 ottobre 1955. Riceve l'ordinazione sacerdotale il 7 settembre 1958 da Monsignor Alberto Carinci, vescovo di Boiano Campobasso. E dopo aver trascorso alcuni anni dal 1958 al 1964 nei conventi di Campobasso, San Marco la Catola, San Severo e Vico del Gargano, la provvidenza illumina le decisioni dei superiori dell'epoca, che nel 1965, all'età di 31 anni, lo invia per alcuni mesi in Irlanda per imparare la lingua inglese e destinarlo al suo ritorno a San Giovanni Rotondo per rispondere alle lettere in inglese che giungevano a Padre Pio e accogliere così i pellegrini che conoscevano solo quella lingua. Padre Ermelindo trascorre così 3 anni con Padre Pio e ogni volta che ha bisogno di lui, specie per chiedere risposte emerse nella corrispondenza, si intrattiene nella sua cella. 2 anni dopo la morte di Padre Pio inizia una nuova fase della sua vita. Il trasferimento a Cerignola nel 1970 gli permette di coniugare gli impegni pastorali di cappellano all'ospedale e collaboratore parrocchiale con quelli di studio alla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere all'Università di Bari. Dopo il conseguimento della laurea nel 1977, all'età di 43 anni, è insegnante d'inglese nelle scuole pubbliche e private, in particolare nell'Opera San Francesco fondata da Padre Rosario Pagano. Dopo 25 anni trascorsi a Cerignola, è trasferito a San Giovanni Rotondo nel 1995 come confessore e collaboratore parrocchiale. Dal 2001, dopo la scomparsa di Fra Alessio Parente e Fra Giuseppe Pio Martin, responsabili dell'accoglienza dei pellegrini di lingua inglese nel santuario di San Giovanni Rotondo, la conoscenza della lingua gli permette di tornare ad occuparsi ancora una volta dei gruppi anglofoni che continuano a giungere in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, di collaborare per l'edizione inglese della rivista Voce di Padre Pio, ma soprattutto di recarsi in vari paesi del mondo per far conoscere la spiritualità e le opere del santo confratello. Quella di Padre Ermelindo è una vita intensa, spesa per evangelizzare e per dare testimonianza della santità di Padre Pio.
porta avanti questo servizio con tanta dedizione ed impegno, finché le precarie condizioni di salute non glielo impediscono, e il 22 febbraio 2017, all'età di 83 anni, raggiunge in cielo il suo illustre confratello. Numerosi messaggi da diverse parti del mondo, in particolare dall'Irlanda, dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti d'America, dal Canada, dall'Australia, dalle Filippine, sono giunti al santuario a seguito della sua scomparsa, per attestare la vicinanza a tutti i frati minori cappuccini e soprattutto per assicurare il ricordo e la preghiera di suffragio per Fra Ermelindo di Capua da Bagnoli Irpino. Fra Ermelindo, quest'oggi padre Giancarlo ci fa pensare un po' a quanto sia importante anche la missione dei confratelli di padre Pio, dei frati cappuccini, ecco, nell'andare a predicare anche fuori, all'estero, e portare così il messaggio di padre Pio. Certamente, questo è molto importante, portare la figura di padre Pio, la sua vita esemplare e il suo messaggio. Un messaggio grande quello di Padre Pio, che riguarda la salvezza della umanità, quindi la vita eterna. Non dimentichiamo mai che la prima cosa da dire alla gente è che Padre Pio è stato un crocifisso. Non è che spesso si sente parlare di questo padre Pio, i racconti, tanti fatti, uomo di preghiera, la confessione, però della passione personale, fisica di padre Pio, non è che si sente molto, molto parlare. E quello è molto importante, crocifisso per 50 anni, basta presentare questo per dire la grandiosità di Padre Pio, il cuore immenso di Padre Pio, l'adorazione totale di Padre Pio. A parte questo, puoi parlare anche del suo insegnamento morale, diciamo, sui costumi, sulla vita buona, sulla pratica della pietà, soprattutto della preghiera, l'importanza di appartenere anche, per esempio, ai gruppi di preghiera di Padre Pio. E quindi Padre Ermelindo si è mosso in questo senso, proprio di far pregare la gente insieme a Padre Pio, sotto la protezione di Padre Pio, e sempre per un progresso spirituale, personale, per una testimonianza agli altri. Ecco, padre Ermelindo, ecco, zio Ermelindo, voi a casa lo chiamavate zio monaco. Mio padre lo chiamava zio monaco. Quando tornava a casa, quando tornava a Bagnoli, era sempre una festa anche per il paese. Sì, era sempre una festa che, diciamo, riuniva un po' tutta la famiglia, tutta la cosa, in particolar modo perché lui veniva sempre nel mese di giugno, perché si celebrava la festa dell'Immacolata, che lui era molto devoto, come noi tutti bagnolesi, diciamo, devoti all'Immacolata. Infatti non a caso è capitato che la prima messa che lui ha celebrato a Bagnoli è stato l'8 dicembre nel 1958. Quindi lui ci teneva molto a questa festa, a questa cosa, e poi sì, riuniva un po' tutta la famiglia, la cosa. Poi voglio dire pure, diciamo, mio padre, essendo il primo fratello, e diciamo ci stanno circa 11 anni di differenza tra lui e padre Ermelindo, quindi, avendo perso i genitori molto giovane, quindi gli ha fatto un po' da padre, fratello, diciamo, e quindi l'ha seguito in tutte le sue, diciamo, in tutto il suo percorso di vita, sì, perché pure, diciamo, tra virgolette, è stato un po' pure sfortunato nel lungo il corso della sua vita, in quanto ha avuto molti interventi, alcuni molto particolari. Sì, infatti, per ricordare, nel 90 che lui stava a Cerignola, e quindi fu operato al cuore, certo. Ebbe un intervento molto delicato, infatti lui molto preoccupato stava
molto preoccupato, e diciamo c'era un suo confratello che mi ricordo che purtroppo anche lui sta tornato a casa del padre, padre Osvaldo. Padre Osvaldo, che lui con la sua enciclopedia medica lo rasserenava, lo rassicurava, che gli raccontava l'intervento che doveva subire, che a cosa andava incontro, ecco. E quindi la potenza lo preparava, diciamo, ecco, poi, moralmente. Questo colpisce molto di padre Ermelindo, perché era un frate che stava allo scherzo, gli piaceva scherzare, sì. era padre Giancarlo anche un frate che in fraternità, insomma, sì. Si faceva voler bene con le sue battute, con... Sì, sì, quando... poi devo mettere anche in rilievo questo fatto che quando è stata a Cerignola tanti anni e i miei frequentavano il convento, le mie zie, sorelle terziarie francescane, ed era amico della mia famiglia, diciamo, questo lo possiamo dire. Sì, certamente. E quindi questa... poi diciamo, sì, quando veniva a Bagnoli, come ho detto, infatti lui fin quando se l'è sentita, fin quando, diciamo, il suo superiore padre Piglia ha dato la forza, ha sempre fatto la processione della nostra festa dell'Immacolata, quindi lui era devoto, era cosa, e quindi... Ed era anche molto legato al suo paese. A questo... Noi intanto però ora ci fermiamo un attimo, facciamo una piccola pausa, poi torniamo nuovamente insieme, anche altre testimonianze ci racconteranno chi era padre Ermelindo, testimonianze che arrivano anche dall'altro lato del globo. Una devota americana ci ha raccontato la sua esperienza con padre Ermelindo. Fra Ermelindo di Capua, da Bagnoli Irpino, responsabile dell'ufficio inglese del santuario, in tanti sono stati pellegrini che hanno conosciuto, pellegrini di lingua inglese che hanno conosciuto padre Ermelindo. E qui oggi stiamo raccontando, attraverso delle testimonianze, la figura di questo confratello di padre Pio, che ha trascorso qui a San Giovanni Rotondo, come ce lo ricordava la scheda, gli ultimi 3 anni di vita di padre Pio, ed è stato quindi dal 65 al 68, era proprio qui di famiglia, e partecipò anche ai funerali, quindi anche agli ultimi momenti di vita del Santo Frate Cappuccino. Qui nei nostri studi padre Giancarlo, con il nipote di padre Ermelindo, ci raccontava, ecco, durante la nostra pausa Filippo mettevi in risalto proprio questo suo attaccamento al paese, ma allo stesso tempo quindi alla famiglia, ma anche all'altra famiglia, alla famiglia dei Cappuccini. Sì, infatti lui era molto, cioè, legato, nel senso che lui più volte diceva che la sua famiglia era il convento, la cosa, infatti... Tra l'altro c'è un legame legato anche soprattutto al tuo nonno, se raccontavi poc'anzi. Ah sì, a mio nonno Salvatore, che quando veniva qua, giustamente come voi avete raccontato nella scheda poc'anzi, che quando una volta incontrò padre Pio, e niente, padre Pio gli disse questa cosa che la raccontava sempre mio padre, che gli disse: vai al tuo paese, vendi tutto e vieni a San Giovanni Rotondo, che diventerà una grande metropoli. E quindi, diciamo, di fatto poi si è avverata sta cosa, quindi, e diciamo, lui pure l'altra cosa che padre Ermelindo aveva, di legarsi alle persone più deboli, alle persone malate, alle persone, diciamo, che avevano più bisogno. Infatti, essendo stato vicino soprattutto negli ultimi mesi della sua vita, lui, nonostante che fosse allettato, le persone la sera lo telefonavano per ricevere la sua benedizione, e lui, non essendo stando allettato qua in convento, all'infermeria provinciale, all'infermeria, e quindi tramite telefono dava la benedizione ai suoi devoti. E poi l'altra cosa che, diciamo, mi ha fatto molto piacere, che queste poche persone, come voi ben avete detto poc'anzi, che se ne parla più all'estero che in Italia, però pure in Italia c'aveva
i suoi gruppi che venivano a trovare cose, e infatti ci sta un gruppo di Chieti che saluto, qui. Lucia Brunelli, e infatti che mi ha fatto conoscere, ancora tuttora stiamo in contatto, come Antonio Papa da Salerno, che loro organizzavano pullman con la, che fanno parte della preghiera di Padre Pio, e quindi organizzavano pullman e venivano, portavano i pellegrini qua. E ricordo pure questo aneddoto, che la figlia, infatti come ho detto poc'anzi, che lui si legava più alle persone più bisognose, e la figlia di questa Lucia di Chieti doveva subire un delicato intervento al cuore. E lui, durante tutto il percorso dell'intervento, se ne andò giù sulla cripta da Padre Pio a pregare. E proprio in tardo pomeriggio, vedendo che non aveva notizie e via discorrendo, la chiamò. Disse: Lucia, ma scusa, l'intervento come è andato? Disse: scusa padre, io me ne ero dimenticato di chiamarvi. Quindi questo qua era Padre Ermelindo, questo qua era, cioè, si legava alle cose più piccole, sì, alle persone più deboli, alle persone più bisognose, diciamo. Quindi noi intanto continuiamo ad ascoltare le testimonianze, e lo facciamo con una testimonianza che arriva dal convento dei frati minori cappuccini di Sant'Anna, padre Giancarlo, di cui tu sei stato anche guardiano negli anni scorsi, ed è un tuo confratello, padre Ireneo Guerrieri, che vuole raccontarci chi era padre Ermelindo per lui. Padre Ermelindo ha vissuto con me a Cerignola. Ricordo che il nostro rapporto fraterno è stato molto significativo, dato che padre Ermelindo fu inviato dai superiori come di famiglia a Cerignola ed io ero cappellano dell'ospedale. Però il mio impegno come cappellano dell'ospedale era molto, 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 diciamo, impegnativo, nel senso che ero docente al magistrale e cappellano all'ospedale di Cerignola. Però fui invogliato nel frattempo da Strafide, il preside dell'istituto magistrale di Cerignola, a che mi laureassi per poter insegnare pedagogia e anche, diciamo, altre materie all'istituto magistrale. Non sapevo come fare, perché dovevo vedere un pochettino di trovare qualcuno che mi sostituisse come cappellano all'ospedale, e chiesi a padre Ermelindo se mi veniva incontro a sostituirmi come cappellano. E a dire il vero, anche se la sua salute già era cagionevole, disse: Ireneo, ben volentieri ti vengo incontro. Ed io gli promisi, dissi: Ermelindo, guarda che io mi iscriverò all'Università di Bari per quanto riguarda la laurea in pedagogia, però tu mi devi sostituire all'ospedale con un po' di sacrificio. E lui accettò questo momento, diciamo, significativo, che io poi dissi a lui: guarda Ermelindo, poi come dono voglio invogliarti anche a te a che ti impegni pure nello studio, anche perché tu sei portato per quanto riguarda la lingua, però non hai un titolo specifico dinanzi allo Stato. Cercherò a tutti i costi di farti impegnare anche a te a studiare all'Università di Bari. E così fu, diciamo, frequentò Manfredoni all'Istituto Magistrale, dove prese il diploma alla maturità magistrale, per poi iscriversi a lingue all'Università a Bari. Questa condivisione proprio sincera, fraterna, bella, era una simbiosi, diciamo, potremmo dire, con padre Ermelindo. Però quello che a me più mi mortificava nel vederlo, ecco, molto sofferente, tant'è vero che poi fu operato due volte un intervento chirurgico al cuore,
ma non soltanto il cuore, ma anche il fegato, c'è la cistifellea, lo stomaco. Povero figlio, proprio ero un martire, quanti interventi che ha dovuto subire. Però con tutto questo avevo una forza che nessuno forse avrebbe potuto immaginare, la forza di questo fratello. Tant'è vero che poi i superiori maggiori, da Cerignola, lo inviano a San Giovanni Rotondo come responsabile della lingua inglese per tutti quelli che venivano a visitare il santuario a Padre Pio. E lui accettò anche questo momento, che poi girava un pochettino tutto il mondo per dare la voce e l'insegnamento che Padre Pio aveva suggerito non soltanto a noi frati, ma a tanti e tanti, a cui lui, Padre Melindo, con il suo linguaggio, le sue battute, la sua preparazione, sapeva, ecco, accogliere e cogliere quello che era, diciamo, l'oggetto necessario per poter affrontare qualsiasi problematica, pur di poter raggiungere quello che era nel suo pensiero, anche perché Padre Melindo era molto preparato anche per quanto riguarda la predicazione. Padre Melindo è un ricordo che io non posso dimenticarlo, perché mi è stato molto da vicino in tanti e tanti momenti. Condividevamo, diciamo, le nostre preoccupazioni, le nostre sofferenze, le nostre gioie, le nostre... Ecco, due fratelli che realmente, oltre a essere frati, ma fratelli che ci volevamo, ecco, molto, molto bene fra di noi. Che bella questa testimonianza di Padre Ireneo, ecco, la bellezza della fraternità, Padre Giancarlo. Un bel quadretto di vita francescana, infatti, Ireneo, bravissimo proprio, bravissimo. Ci ha raccontato, e quindi, ecco, l'intimità tra due frati che condividono gli ideali, condividono la vita pratica di ogni giorno e si vogliono bene veramente. E quindi anche quello stimolo che Padre Ireneo ha dato a Padre Ermelindo di studiare, laurearsi, perché andando nelle scuole pubbliche si può fare tanto bene, perché è sempre un sacerdote che si presenta, certo, tanto più che lui vestiva l'abito del cappuccino e quindi poteva benissimo parlare anche di Padre Pio, quindi approfittare di questo momento didattico anche per farlo diventare un momento di vita, diciamo, spirituale, far crescere nella fede, nell'osservanza dei comandamenti di Dio. Comunque vi complimento davvero con Padre Ireneo, ha tratteggiato bene, ecco, bravo. Ci ha raccontato l'intimità della fraternità, bravo, della famiglia, sì, all'interno, sì, di un convento. Noi ci fermiamo un attimo, però chiedo alla regia di ascoltare proprio Padre Ermelindo, giusto un paio di minuti, un minuto, dove è lui stesso che ci racconta quello che accadeva a San Giovanni Rotondo, un paio di episodi che hanno caratterizzato anche la sua presenza qui. Non ho avuto molto tempo di stare proprio vicino a Padre Pio, se non nei momenti in cui qualche volta dovevo andarci assolutamente anche per chiedere qualche cosa. E ricordo questo particolare: Padre Odorico era detto a tenere compagnia a Padre Pio sul terrazzino. Lui doveva andare a fare un servizio. Disse: Padre, mi fai un favore? Quale favore? Di tenere compagnia un po' a Padre Pio. Dico: ma io non so... Dico, non ho, dico, il coraggio di parlare con lui. Dice: tu non ti preoccupare, quello sta lì, si dice il rosario, prega per conto, tu basta che stai là. E io andai là, mi misi di fronte a lui, così a guardare. A un certo punto Padre Pio mi guardò e dice: ma tu che fai là, voglio? E dice: padre, che faccio? Mi hanno detto di tenerti compagnia e sto qui a tenerti compagnia. Cioè, per dire la semplicità mia e anche quello che era la semplicità, la fraternità di Padre Pio. Dopo la confessione degli uomini nella sacrestia, quella vecchia, Padre Pio alla fine si andava lì, si sollevava dalla sedia
e si accompagnava nella cella. Quando io andai là per sollevarlo, non sapevo che Padre Pio fosse così pesante e che ci voleva la forza. Allora, invece di sollevare io lui, fu lui che mi tirò sopra di lui e disse Padre Pio, abbiamo fatto l'America. Espressione che Padre Pio usava dire, perché mi trovai abbracciato a Padre Pio senza volerlo. Tra i confratelli di Padre Pio, quest'oggi Fra Ermelindo di Capua, con questo suo intervento, con racconto, abbiamo fatto l'America, gli disse Padre Pio attraverso questa battuta. Un frate molto spiritoso, ecco, era Padre Ermelindo. E ce lo racconta anche Tiziana Camardella, che è stata con lui per diversi anni, 17 anni, nello stesso ufficio, ufficio inglese. Lei ha collaborato anche con i frati precedenti, ma lo racconta proprio lei, ci ha lasciato una sua testimonianza. Padre Ermelindo venne qui la prima volta nel 2000, cioè ritornò qui a San Giovanni. Quando lo vidi la prima volta era un tipo severo, mi sembrava un tipo molto austero, ho detto mamma mia che personaggio. Infatti i primi periodi lui mi studiava, non diceva una parola, stava lì fermo sulla sua scrivania a scrivere le sue lettere, e io l'ho sempre visto in maniera molto, mamma mia, il professore d'inglese. Poi un giorno mi sono fatta coraggio, sono andata da lui e ho detto, con la mia spontaneità, ho detto padre, ma forse non sei contento di me? Forse ti aspettavi un lavoro diverso, forse non sono come credevi tu, mi dispiace se è così, mi dici come migliorare la cosa. Lui mi guardò e mi fece un sorriso e disse, ok, d'ora in avanti ti tratterò diversamente. Lui ogni mattina, da allora, veniva qui, mi salutava e dice, dai, facciamoci un caffè. E così da lì partiva tutta la nostra giornata, che era piena, proprio piena, perché oltre appunto alla corrispondenza inglese che lui doveva rispondere, lui rispondeva a mano. Le persone erano stracontente di trovarsi a casa poi una lettera scritta da un frate che aveva vissuto con Padre Pio. Dalla corrispondenza fino all'accoglienza dei gruppi pellegrini. Addirittura i gruppi erano fuori che aspettavano il susseguirsi dell'ora che finiva il gruppo precedente e doveva entrare il gruppo di dopo. E questi pellegrini rimanevano estasiati dai discorsi di Padre Ermelindo, dagli aneddoti che lui diceva su Padre Pio. Le persone, i pellegrini, avevano bisogno di ascoltare l'umanità del santo. Nel periodo che andava da agosto a ottobre aveva anche un'altra missione, la catechesi all'estero. Lui portava Padre Pio, ma veramente lo portava, perché lui portava le reliquie verso agosto fino a ottobre. Periodo clou qui, dove c'era tanta gente, lui aveva questa missione. E Padre Ermelindo si sapeva adattare, aveva uno spirito di adattamento impressionante, era semplice, umile. Infatti lui non è mai andato in alberghi, è sempre stato alloggiato nelle case private. Cioè queste persone lo ospitavano, organizzavano la settimana. Ricordo una volta che lui disse, in Uruguay se non mi sbaglio, lui era andato in Uruguay, e disse che una volta ha dormito con le formiche. Si è messo a dormire con le formiche quelle con la testa rossa. Quindi anche quelle che pizzicavano, lui si sentiva queste formiche che camminavano. Padre Ermelindo poi era parte della famiglia. È stato l'amico, è stato la persona con cui ti potevi confidare. Lui è stato presente in tanti momenti importanti della mia vita, come il mio matrimonio. Lui ha celebrato anche i battesimi dei miei figli. E lui rideva, piangeva e viveva anche con la mia famiglia, quindi anche le situazioni belle, le situazioni brutte, lui le ha vissute con me. Sono stati 17 anni belli, molto belli.
Perché poi era l'amicone, era birichino anche, faceva gli scherzi, sì, simpatico, e in fondo bello, una bella esperienza. 17 anni vissuti con una persona importante, ma semplice. Una persona importante ma semplice, birichino anche, beh, in fraternità, pare Giancarlo, accade spesso di trovare, ecco, la bellezza della fraternità è anche questa. Senz'altro, ma si sapeva, no, sapeva intrattenersi, era di poche parole, questo poche parole. È sempre stato così, padre, di poche parole, però stava in compagnia normale, e adesso abbiamo sentito dalla signora come stava bene anche con tutti quanti gli altri. E come si sapeva adattarsi alla situazione, significa non pretendere niente. Certo. Quindi lui si presentava così e così veniva accolto con amore, con fiducia e quindi con affetto naturalmente. E a proposito di queste formiche con la testina rossa, la cosa preoccupante, perché se ti assalgono è brutto il fatto. Io, in Africa mi è capitato proprio, dovevo salire sull'aereo e quindi stavo ancora nella stanza a Bangui, nella Repubblica Centrafricana. Un certo momento vidi cadere in una cunetta qualche cosa, la dovevo raccogliere, non l'avessi mai fatto, pieno di formiche, queste pizzicavano dappertutto, sono dovuto fare una doccia per quanto è stato possibile, ma qualche cosa è rimasto e durante tutto il viaggio dell'aereo, un po' sulla testa, un po' sul corpo, una tristezza unica. Quindi, pensando adesso ci viene da ridere, ma mi ha fatto ricordare questo fatto. Bene, noi intanto vogliamo anche raccontarvi la bellezza della testimonianza, ecco, di portare Padre Pio in tutte le parti del mondo, ecco, questa missione che aveva Padre Ermelindo con la responsabilità dell'ufficio inglese, ce la racconta Cecilia, ecco, la signora Cecilia che vediamo già nel nostro schermo, Cecilia Timan, che dagli Stati Uniti, dalla Virginia, ci racconta questa esperienza con Padre Ermelindo. My name is Cecilia Timan. From Virginia in the United States. Every October from 2004 to 2013, Father Melinda would come here to Virginia to fundraise for the completion of a project in Italy which would provide a home for the elderly disabled priests who do not have a place to go. This is one of Padre Pio's dreams. As a priest, Father Melinda was very pious, humble and gentle. Most importantly, he has the capacity to answer people's spiritual problem, no matter what they were and how they conveyed the importance of God's mercy. I also observed and heard from people told me who were in contact with him, they felt the presence of God. His gentleness and patience attracted people and they became more attentive to what he was trying to tell them about Jesus through the intercession of Padre Pio. Since Father Melindo died, I have tried to continue the mission of Padre Pio by writing letters to friends every October. Everyone has been generous to support Padre Melindo's and Padre Pio's cause. I hope and pray to God I can still continue this mission if it's his will. Ecco qui la signora Cecilia Timan dagli Stati Uniti, dalla Virginia, che ci ha raccontato come ogni ottobre padre Ermelindo era dal 2004 al 2013, ogni anno faceva tappa in Virginia, veniva ospitato e andava a testimoniare il messaggio, la spiritualità di Padre Pio, ecco, ed era sempre una festa, una grande festa. Beh, è una grande esperienza, una bella esperienza portare il messaggio di Padre Pio in diverse parti del mondo. Il nostro tempo a disposizione è terminato come sempre. Padre Giancarlo, grazie per la tua disponibilità e per la tua presenza qui, e grazie anche a Filippo. Parlare dei confratelli di Padre Pio, oggi abbiamo fatto emergere anche un contesto un po' più specifico, quello della fraternità. Ecco, Padre Giancarlo, la bellezza di essere frati, la bellezza di
stare in fraternità e condividere la tua vita anche con un altro, con un'altra persona, un altro confratello. Sì. E mi rifaccio a quelle parole che ha detto prima padre Ireneo, valgono per, nel rapporto tra lui e padre Ermelindo, nel rapporto tra padre Ireneo e me, che è un rapporto bellissimo, e questo rapporto che deve essere normale tra i frati, questa fratellanza spirituale. Perché dice San Francesco, se la mamma ama i suoi figli carnali, quanto più ci dobbiamo amare noi, fratelli spirituali, perché è l'amore di Dio che ci ha messi insieme e quindi ci dobbiamo rispettare, ci dobbiamo, e dobbiamo vedere nell'altro sempre le meraviglie che il Signore opera. Delle volte se apriamo gli occhi su questo ci vogliamo molto più bene ancora, perché vediamo l'opera di Dio nell'altro confratello, apprezzare quello che fanno, valutarlo quello che fanno, battere le mani a quello che fanno, incoraggiarlo quello che fanno. Questo è fraternità, questo è amore fraterno. La bellezza della fraternità. Grazie anche a te Filippo, grazie alla famiglia di Capo che oggi ha voluto raccontare e ricordare con noi padre Ermelindo. Potete rivedere questa puntata sui nostri canali social, sia sul canale YouTube Padre Pio TV e anche sui nostri canali Facebook, in modo particolare Padre Pio TV, canale Facebook della nostra emittente dei Frati Minori Cappuccini. A tutti voi ancora una buona giornata.